Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata nel pomeriggio di ieri. Totò Bruculeri è il nuovo tecnico del Gela Calcio, subentrando al dimissionario Karel Zeman, che ha lasciato la squadra 48 ore prima della delicata sfida contro il Marsala. Contro tutti e tutti, soprattutto con il tempo, il direttore sportivo Giovanni Martello ha individuato nel tecnico di Mazara l'uomo giusto per prendere il timone della nave. Ho pensato che fosse la scelta migliore anche in virtù del carattere che ha il mister, del grande trascinatore, del grande motivatore di gruppo. Penso che sia una scelta che abbia fatto felice i tifosi, perché so quanto bene gli vogliono. Sulla panchina biancazzurra, Bruculeri ha vinto due campionati promozione ed eccellenza, lasciando un grande ricordo tra i tifosi. Il ritorno del tecnico consentirà alla società di lavorare con tranquillità nella seconda parte di stagione. L'allenatore sa come sfruttare al meglio le caratteristiche di ogni giocatore. Già nel pomeriggio di ieri ha diretto il primo allenamento. Un ritorno profondo, dove in questa città io mi sono sempre trovato meravigliosamente bene. C'è quella grande voglia insieme alla società, tutto lo staff tecnico, i giocatori, di proseguire un progetto importante, anche se ci sono delle defaianze, però non bisogna in questo momento, soprattutto oggi e domani che è la vigilia di una partita importante, ritornare al ritroso a parlare sempre delle stesse motivazioni. Dobbiamo pensare positivo, dobbiamo andare avanti, dobbiamo rimboccarci le maniche con la speranza che un domani anche la sensibilità dell'amministrazione comunale sia importante per l'apertura dello stadio. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato di riparazione. Fino ad oggi hanno lasciato il Gela 6 calciatori. Di certo serviranno rinforzi, perché l'organico, soprattutto numericamente, è ridotto. C'è poco da fare, la società è dimissionaria, non intende assolutamente fare alcunché di operazione, a meno che qualcuno ci dica che tra qualche giorno aprono lo stadio, o quantomeno ci diano una data. Allora penso che la società non si tirerà indietro. Adesso testa alla sfida di domani nel delicatissimo derby in trasferta in casa dell'acerrima nemica Cireale degli ex Campanaro, il tecnico romano Gambuzza e Biondi. Non dobbiamo pensare che partiamo con una defaianza, perché la squadra è stata, diciamo, indebolita dal fatto che sono andati via 5-6 giocatori. Bisogna dare motivazione a quelli che sono rimasti. Quelli che sono andati via fanno parte del passato, io devo dire che quelli che ci sono hanno accettato in pieno di continuare questo progetto e sono molto fiducioso.